Cioè, quindi tu dici perché noi subito. Siamo passati di qui e di dei burgazzi. Allora, siamo arrivati fino a un... qualche mese fa avevamo fatto questo percorso qui. Siamo arrivati fino a un villaggetto. Fino a una piccola località mezza abbandonata. Oggi invece andiamo per quest'altra direzione, che burgazzi. Sono i burgazzi. Quindi andiamo su di qua. Dai. La prossima volta cammina. Dovremmo fare quella là, l'altra. No, la prossima volta risaliamo il torrente dentro l'acqua, quando ci sarà un po' una stagione un po' più decente. Ecco mio fratello che mi tira le palle di neve. Si potrebbe fare anche un bel giro in bici da ste parti. Cosa dici? Il bambino, secondo me qua qualche cane c'è. Eccoci qua. Arrivati a un paesotto. Probabilmente ai burgazzi. Che bello, tranquillo, nessun rompiballe. Andiamo su di qua. In teoria la strada finirebbe qua, però il sentierino o stradello, come lo si vuole chiamare, andrebbe su di qua. Quindi noi andiamo su di qua, via. Domino come al solito ci precede, io ancora un po' volo per terra, ma voi non avete visto niente. Resti di un vecchio meccanismo agricolo. Attento alle spine. Ecco. Spine? Sì. La neve. Un altro resto agricolo. Un vino nella neve. E questa piccola valle vista dall'alto. Ci sono tracce di anni? Altre tracce di abbandono. Perso Dumbino. Chiama Dumbi. Dumbi! Di qui! Vieni, vieni! Dumbi! Dove sei? Ah, eccolo lì. Scusate se la telecamera balla ogni tanto, è che scivolo su questo pendio perché è una bella pendenza. E se cadi, avvertimi che ti riprendo. Dai, vieni, mamma. Dai! Andiamo! Dai, Omar! Ho ritrovato le tracce dello stradello, vanno giù di qua! Poi ritorniamo in strada e andiamo... Sì, eh? Ah, forse ritorniamo da più strada? Sì, facciamo un giro d'anello! Seguiamo lo stradello, secondo me riporta alla strada.
senso che faccia la pista? No, ma l'anello dobbiamo costruirlo noi, non esiste. Non è un vero percorso, siamo in fuori pista, oh, ma... Sento che forse qua potrebbe esserci del filo spinato, attento. Filo spinato. Filo di ferro con le spine. No, ci sono solo spine. Bombe! Andiamo! E qua la neve è un po' più alta, eh! Dai avanti! Un bino come zampetta nella neve! Dai Dumbi, andiamo! Dai! Prendo le tue tracce! Guarda, guarda, guarda! Guarda come arranca nella neve fresca! Guarda, guarda! Stavolta sprofondi anche tu, eh! Non è più dura come l'altra volta, eh! Guarda, guardalo. Ah, finalmente sprofondi anche tu, Dumbi. Siamo in questo che è un giro come al solito, partito da uno stradello e si finisce poi come sempre in fuori pista. La neve è molto più farinosa rispetto alle altre volte. E quindi stavolta sprofonda anche Dumbino nella neve. Bello vederlo arrancare nella neve. Di solito ci passa sopra senza neanche fare una piega. Stavolta invece deve saltellare per uscire dai buchi che crea lui stesso. Dopo la camminata di circa 200-300 metri abbiamo ritrovato lo stradello. Qui sono altre tracce di capriolo, peccato che non se ne veda neanche uno. No, invece uno c'era, era là, ma purtroppo è scappato e non riesco a farvelo vedere. Bisogna sempre chiamarlo perché lui sente gli odori o le tracce. Parte, perché lui deve andare alla scoperta di che cosa c'è. Ma poi me l'immagino che trova un animale selvatico che lo rincorre. Dumbino diventare Flash. Cosa c'è? Oh, ma ti avevo detto che qua c'era il salto, eh? Io mi porterei più verso la pianta. Abbiamo rimboccato lo stradello. Non è lo stesso di prima, è un altro stradello che abbiamo incrociato passando attraverso il bosco. E cerchiamo il punto in cui si ricongiunge con la strada per poi percorrere la strada e tornare alla macchina. Ragiona un attimo, Amar, la strada da che parte è? Qui. Quindi verso? Qui. Ovest? Ovest. Un piccolo canale di scolo che adesso ha acqua e sembra formarsi quasi un piccolo torrente. Quindi la strada è verso ovest, giusto? Sì. Quindi è qua sotto. Quindi è automatico che se tu prendi questa direzione tu arrivi alla strada, no? Non c'è tanto da ragionarci sopra. Dai. Dai il versante sud della parte di là della vallata, che non c'ha praticamente quasi più di neve. Mentre noi siamo in quello nord e siamo ancora ricoperti di neve. Delle cose che non sopporto di camminare sull'asfalto è che o tengo Dumbino legato e un continuo guardare dove sia, perché lui tende ad andare a zigzag e non tenersi in mezzo, tenersi fuori dalla strada. Il cane che avevo prima era un po' più intelligente, stava sempre fuori dalla strada. Ma ecco, dico, quando lo paragoni al cane che avevo prima, si comporta bene anche lui, veloce. C'è la Roma! Dai, non rimanere indietro! Eccolo, fa il sorpasso! Sorpassa! Sorpassa! Ma sorpassato! Lì invece c'è il cagnaccio, non si vede, eccolo lì, mi sorpassa anche lui! Mi sorpassano tutti!